Nel turno infrasettimanale del 1° novembre, Monticelli e Jesina in campo allo stadio comunale di Casteldilama per la 10ª giornata andata del girone F di Serie D. Mister Stallone punta in avanti su Pedallino, coadiuvato da Guida e Ciabuschi. In avvio va dalla bandierina Guerra. Il pallone arriva a Capitan Sosi, colpo di testa, si accende una mischia. Poi ci prova col sinistro Castellana, che però calcia malamente, di molto, sopra la traversa. Si fanno vedere anche gli ospiti. Magnanelli a centro aria, pulisce Capitan Sosi, poi il sinistro di molto alto del centrocampista classe 2000 Zannini. C'è un'altra chance per gli ospiti dalla bandierina. Va di nuovo alla conclusione, sempre il numero 8 Zannini, stavolta col destro. Marani è attento. Ancora Jesina con Pierandrei, che arriva in area di rigore, la sua conclusione di prima intenzione. Marani abbassa la slacinesca, Cameruccio nel corridoio centrale, ancora per Pierandrei che supera Guerra, poi la zampata e Marani è un gatto e si rifugia in corner. Sempre gli ospiti. Alla conclusione stavolta va Magnanelli, che però non c'entra lo specchio della porta. Prova a farsi vedere il Monticelli, primo tempo complicato per gli ascolani. Qui da fuori il tentativo di Guida, nessun problema per Tavoni, estremo difensore 23enne della Jesina. La volata qui di Cameruccio, Marani ancora una volta dice no e si salva in corner. Si passa al secondo tempo, sono 3 i cambi di mister Stallone. Fuori Castellana, Ciabuschi e Bontà. Qui il cross di Guerra per il neentrato De Vecchis, che va su ma non trova lo specchio di testa. Di nuovo in avanti i biancorossi di mister Gianangeli. Sfonda sulla sinistra Anconetani. Il servizio per la corrente Magnanelli. Ancora una volta Marani si oppone. Ancora un'occasione della bandierina per gli ospiti. Colpo di testa in caduta di Pierandrei. Nulla di fatto. Sassaroli sulla fascia destra per l'inserimento di Magnanelli, che supera Guerra. Poi l'assist per Pierandrei. Traversa clamorosa dopo un tocco provvidenziale di Marani. Poi spazza via Sosi. Pericolo per il Monticelli. Minuto 70. Entra Petrarulo, ex attaccante la primavera dell'Ascoli, che dopo appena 60 secondi ha uno scontro fortuito in caduta con Sassaroli. Arriva l'arbitro Pistarelli e clamorosamente estrae il cartellino rosso. Proteste vibranti dei biancazzurri. Monticelli in 10. Ci prova comunque la squadra di Stallone. Qui di testa De Vecchis su corner di Guerra. In qualche modo fa sua la sfera. Tavoni finisce 0-0. Sono ora 5 i punti in classifica del Monticelli.